Buongiorno a tutti, siamo qui a Dublino, presso l'Italian School of Cooking, membro fondatore della FIBI, Federation of Italian Business in Ireland. Io sono Francesca Camerlengo, la responsabile comunicazione della FIBI. Oggi con noi c'è un caro amico, Daniele Iannetta, titolare del Cavallino Restaurant a Carrick Cross, un paese al nord dell'Irlanda. Daniele oggi è qui con noi perché oggi, 18 dicembre, ci sarà lo svolgimento del B2B della FIBI. In pratica si incontreranno direttamente gli importatori specializzati dell'agroalimentare italiano qui in Irlanda con le aziende agroalimentari italiane che producono eccellenze uniche del patrimonio enogastronomico italiano. Innanzitutto presentiamo Daniele, tu hai un ristorante, spiegaci un po' quando sei venuto in Irlanda, che tipo di cucina fai nel tuo ristorante, parlaci un po' di te. Buongiorno a tutti, sono Daniele Iannetta, sono venuto circa 11 anni fa in Irlanda, ho lavorato un paio d'anni qui a Dublino, poi ho deciso che Dublino era un po' troppo piccolo, grande per me, sono andato in un paesetto, diciamo 80 km al nord di Dublino, e ho aperto un ristorante, faccio cucina tipica italiana, dedico molto tempo nella ricerca di piatti particolari, piatti regionali e soprattutto di, diciamo, chicche agroalimentari italiani. L'altra volta, partecipando alla prima edizione del B2B, ho trovato anche un produttore agroalimentare pugliese, mi ha soddisfatto, ho fatto un ordine Benissimo. e i prodotti sono eccellenti e niente, il ristorante si dedica soprattutto a far conoscere alla gente irlandese prodotti e piatti tipici italiani, senza mescolare tradizioni italiane con tradizioni irlandesi. Quindi il vero Made in Italy. Sì, il vero Made Per esempio, raccontaci un piatto tipico del tuo ristorante, una ricetta in Italy. Ma tipica. l'ultima volta, usando i prodotti che ho trovato l'ultima volta qui, per esempio orecchiette alla barese, Chiaramente produttore pugliese. produttore pugliese, quindi traiamo vantaggio da questa conoscenza, allora facciamo delle orecchiette baresi, alla barese, oppure della pasta alla norcina, se vogliamo rimanere nel campo della pasta. Poi degli antipasti tipici italiani, affettati di salumi, ma non solo tradizionali, mortadella, prosciutto e salami, delle cose un po' particolari, tipo dei salumi piemontesi al barolo, dei salumi al tartufo, delle salsicce di cervo, di cinghiale, Molto un po'. interessante, molto interessante. Invece, qual è il tuo vino preferito italiano? I vini, diciamo che Tutti. tutti, vini rossi maggiormente, perché sono amante dei vini rossi, tra i quali i piemontesi e i trentini, il Lagrein del Trentino, molto sconosciuto, diciamo, anche in Italia. Poi dei vini bianchi posso citare due vini, uno piemontese, che si chiama Favorita. E praticamente al ristorante c'ho una lista di vini che sono 50 più o meno, tra bianchi e rossi, di cui ci sono soltanto due vitigni internazionali, un Cabernet e un Merlot, e basta. E gli altri sono tutti vini autoctoni. Questo è molto importante perché la FIBI vuole promuovere proprio le eccellenze agroalimentari italiane, quindi andiamo alla ricerca di aziende che producono appunto le eccellenze, quindi prodotti che rispecchiano una tradizione, un processo produttivo legato alla regione, al territorio. E quindi è importante che un buyer specializzato come Daniele faccia una ricerca accurata di questi prodotti per poi promuoverli sul territorio irlandese. Grazie Daniele, è stato un bel piacere e buona giornata, in bocca al lupo. Grazie mille.